Ed eccoci qua, Game Timers, e anche oggi è tempo di videogiochi. Nuova puntata di Game Time, tante cose di cui parlare, e lo faremo tra pochissimo in compagnia del team che da anni ormai mi segue in questa avventura. Raffaele qui al mio fianco. Un saluto a tutti. Sebastiano in postazione Rogue. Ciao ragazzi. E il mitico Raffo in postazione Raffo. Beh, dove mi compete? Mi pare giusto. Iniziamo subito con la nuova IP di Ubisoft. Un titolo un po' diverso dai soliti videogame sul genere. Il tema sono i combattimenti all'arma bianca tra vichinghi, cavalieri e samurai. Sì, ma combattimenti molto tecnici. Ma se siete scarsi, non fa per voi. Non essere così brutale, Raffo. Beh, è brutale come il gioco è brutale. Parliamo di For Honor. Sappiamo benissimo che riprodurre in maniera spettacolare e allo stesso tempo divertente o equilibrato degli scontri all'arma bianca in un multiplayer online sia un traguardo più unico che raro. Dopo la beta ci siamo nuovamente lanciati nei mortali campi di battaglia Ubisoft col cuore pregno di speranza, nel tentativo di dissipare gli ultimi dubbi e magari di trovare anche qualche gradita sorpresa. Fortunatamente i nostri desideri sono stati esauditi. Il concetto di For Honor è semplice, diretto ed efficace. Si sceglie uno dei guerrieri a disposizione, qualcuno sbloccabile solo più in là, si decide a quale fazione prestare giuramento tra cavalieri, vichinghi e samurai e si scende sul campo, armi in spalla, a dettare legge a suon di ossa spezzate e teste decapitate. Il tutorial iniziale ci dà una buona infarinatura, ma solo con la pratica si comprende sul serio la sua enorme profondità. Tutto ruota intorno alla posizione di combattimento, che potremo alternare in tre pose differenti. Possiamo infatti attaccare l'avversario da diverse direzioni nel tentativo di spezzargli la guardia e infliggergli dei danni. Se i due guerrieri si trovano nella medesima posa, l'attacco non avrà risultati. Parliamo di un balletto della morte, rapido e insaziabile, in cui due o più persone alterneranno fendenti offensivi a posizioni difensive, attendendo con pazienza l'attimo migliore per poi punire l'altro. Sono concessi colpi leggeri, pesanti, spezzaguardia, contro spezzaguardia, parry e persino abilità uniche legate al singolo soldato. Non c'è casualità, non c'è fortuna, ma un semplice miscuglio di riflessi e tattica che per forza di cose finisce per creare duelli appassionanti e ben orchestrati. I vichinghi sono macchine da guerra senza pietà, lenti e in alcuni casi anche abbastanza leggibili. I samurai rapidi e insaziabili, mentre i cavalieri risultano forse i più versatili tra tutti. Presente anche una forte componente ruolistica, non sarà raro infatti perdere anche interi quarti d'ora spulciando i vari menu alla ricerca del pezzo d'arma o di armatura perfetti da equipaggiare, di quell'angolino di logo da modificare o del contratto migliore da siglare. Sfide giornaliere da intraprendere, statistiche da bilanciare, risultati da studiare. Se siete tra coloro che amano tuffarsi in decine di valori, numeri e orpelli matematici, For Honor fa indubbiamente per voi. Già da ora, però, sembrano in vantaggio i giocatori con più ore alle spalle. Il matchmaking, a tal proposito, svolge un lavoro egregio, ma la paura che i fragili equilibri possano in futuro falsarsi resta comunque forte. Le battaglie, tra l'altro, non sembrano sempre adatte alle mischie più voluminose. Il numero, mai come in questo caso, fa la differenza. E se è vero che l'onore paventato nel titolo si assapora appieno nei testa a testa, non aspettatevi alcun tipo di gentilezza nei match più numerosi. Oltre l'uno contro uno, infatti, potremo impegnarci in 2 contro 2 o addirittura in 4 contro 4, con tanto di intelligenze artificiali a popolare l'area e pericoli ambientali pronti a rivoltarcisi contro da un momento all'altro. Il gioco di squadra comunque la fa sempre da padrone. La modalità finale, dopo tutto, ci costringe a mantenere il possesso di precise zone della mappa prima di poter passare al classico massacro del team avversario. Siamo anche lieti di notare che il framerate ballerino nelle situazioni più concitate sia scomparso. Anche graficamente si possono notare grossi passi in avanti e se lato server per ora è andato tutto liscio, qualche critica la possiamo invece muovere ai tempi di caricamento. Piacevole sorpresa la campagna in singolo. Il silenzio da parte del team ci aveva fatto presagire il peggio, ma ci siamo invece ritrovati davanti a un'avventura divisa in 3 capitoli, coreografica e a tratti affascinante, seppur dal retrogusto di grosso tutorial coi bot. In definitiva, il gioco è solido e il gameplay accattivante e tattico al punto giusto. Parliamo di un esperimento certamente innovativo, ma che si dimostrerà vincente o meno solo nel lungo termine, quando la community si sarà rafforzata. Lo squilibrio dato dalle microtransazioni e un interesse che può rivelarsi passeggero, dopo tutto, possono affossare un titolo prettamente online mesi e mesi dopo il suo arrivo nei negozi. Ma mai come in questo caso vogliamo essere ottimisti. E
questo era For Honor, titolo davvero particolare. Regalo perfetto per San Valentino. Più o meno, eh. Beh, non mi pare molto romantico, però. Va a braccetto con il secondo DLC di Resident Evil 7. Nemmeno tanto in tema, eh. Beh, sicuramente meglio dei cioccolatini con i messaggi di Tiziano Ferro. Però, se proprio vogliamo, invece, meglio uno dei nuovi Super SSD PCI Express serie 960 presentati da Samsung. Quelli sì, veramente una bomba e una felicità per un PC gamer. A proposito, Raffo, me ne regali uno? Beh, magari il prossimo San Valentino, eh. Vabbè, allora me lo compro con i miei soldi, ecco. Gli utenti PC sono costantemente alla ricerca di prestazioni superiori, ma necessitano ormai di sempre più spazio anche per ospitare i propri dati. Dai social agli smartphone si producono quotidianamente centinaia di megabyte di informazioni, eppure i giochi occupano regolarmente svariati gigabyte ciascuno. Ad accompagnare quindi l'evoluzione di processori e schede grafiche sempre più potenti, ecco una nuova generazione di SSD. Presentati al Samsung SSD Global Summit a fine 2016, i nuovi modelli 960 di Samsung rappresentano non solo la punta di diamante della lineup del produttore coreano, ma anche l'apice tecnologico raggiunto dalla tecnologia Solid State, dove Samsung è già leader di mercato. Con un costo per gigabyte in costante discesa, l'adozione degli SSD sta aumentando in misura esponenziale. Il 40% dei PC venduti nel 2016 era dotato di unità Solid State, ma questo valore è destinato a superare il 55% entro il 2018, con l'upgrade di un PC con un'unità SSD che sta diventando più popolare e più efficace in termini di resa complessiva dell'upgrade stesso della CPU. Gli SSD sono compatti, veloci, silenziosi, affidabili, efficienti e ora pure capienti. Gli SSD Samsung 960 in particolare nascono per stupire, con prestazioni fuori parametro, e si rivolgono agli utenti più esigenti, ai professionisti dell'editing video, magari in 4K, oppure del fotoritocco, ma anche ai power user e ovviamente agli hardcore gamer. Se avete necessità di spostare grandi quantità di dati in pochissimo tempo, se vi serve un accesso fulmineo alle informazioni o se volete avviare il sistema operativo o il vostro gioco preferito in un batter di ciglia, questa è la tecnologia che fa per voi. Due i modelli, entrambi basati su tecnologie NVMe Express di nuova generazione e supportati da un nuovo controller Polaris a 5 core, invece di quello a 3 core delle versioni precedenti. Pensate a qualcosa di incredibilmente veloce. Ecco, i nuovi SSD Samsung lo sono ancora di più. Le prestazioni dichiarate sono impressionanti e rappresentano un passo in avanti enorme rispetto alla prima generazione di drive Samsung NVMe Express che aveva debuttato appena un anno fa, a fine 2015, soprattutto in scrittura. Il modello top di gamma 960 Pro, basato sulla più performante memoria MLC V-NAND a 2 bit per cella, raggiunge i 3500 MB al secondo in lettura sequenziale e 2100 MB al secondo in scrittura sequenziale, mentre in lettura e scrittura casuale si raggiungono rispettivamente le 440.000 e 360.000 operazioni al secondo. Valori altissimi. Non è molto distante però il modello più mainstream, ossia 960 Evo, basato su memoria TLC V-NAND a 3 bit per cella, e questo anche grazie alla tecnologia Intelligent Turbo Write, al debutto proprio sul modello 960 Evo, che accelera letture e scritture sequenziali, che arrivano così fino a 3200 MB al secondo e 1900 MB al secondo rispettivamente, mentre letture e scritture casuali sono di 380.000 e 360.000 operazioni per secondo. Pensate che il precedente top di gamma, 950 Pro, aveva dati dichiarati di 2500 MB al secondo in lettura sequenziale e 1500 MB al secondo in scrittura sequenziale, e già così era in grado di avviare Windows 10 sul nostro sistema test in appena 2 secondi, contro i 7 secondi di un SSD standard e i 38 di un disco rigido tradizionale. Potete immaginare che cosa sia la nuova serie 960. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la tecnologia NVMe Express, che offre fino a 4 GB al secondo teorici di velocità di trasferimento dati su interfaccia PCI Express 3.0 X4 tramite slot M2, rispetto ai 550 MB al secondo di una comune interfaccia SATA 3. Ecco perché gli SSD NVMe Express sono il futuro dello storage e rappresenteranno negli anni a venire la fetta più consistente di questo mercato. Con la serie 960 Samsung non raggiunge solo nuove vette di prestazioni, ma anche di capacità, con il modello 960 Pro disponibile nei tagli da 512 GB, 1 TB e addirittura 2 TB, quest'ultimo garantito 5 anni, oppure fino al raggiungimento di 1,2 PB di dati scritti sull'unità.
mentre il modello 960 EVO è disponibile nei tagli da 250 GB, 500 GB o 1 TB, con garanzia di 3 anni oppure fino al raggiungimento di 400 TB scritti. I consumi sono estremamente contenuti. Una di queste unità arriva a consumare appena 0,25 watt quando attiva e 0,05 quando a riposo, contro gli 1,7 watt da attivo e 0,5 watt a riposo di un disco meccanico, a tutto beneficio dell'autonomia se utilizzati su un notebook. Rispetto alla serie precedente è migliorata molto anche la gestione delle temperature, con il sistema Dynamic Thermal Guard a prevenire un degrado eccessivo delle prestazioni in presenza di picchi di temperatura. Mentre il software Samsung Magician, fornito a corredo e ripensato con una nuova interfaccia utente ancora più intuitiva, permette di ottimizzarne le performance e di mantenere sempre aggiornato il firmware dell'unità. Per utilizzare i nuovi SSD Samsung 960 con interfaccia NVMe Express è necessaria, ricordate bene, una scheda madre dotata di slot M2, meglio se con velocità X4, e di supporto NVMe Express da BIOS. Verificate sempre la compatibilità prima di procedere con l'acquisto. Tutta un'altra storia, quando sul tuo PC hai uno di quelli. Già con il vecchio modello, 2 secondi per avviare Windows 10. Il costo è ancora alto, ma che prestazioni! E chiaramente vanno usati come unità di avvio, al limite per installarci sopra quei 2 o 3 titoli che giocate più di frequente. Oppure per lavorare, sì. Perché sono indirizzati anche a chi lavora quotidianamente, soprattutto con file di grandi dimensioni, come il nostro regista Max. O come la nostra Simona! Ciao Super Simo! Ecco, a proposito di super, parliamo di supereroi. Nei giorni scorsi ha fatto scalpore un annuncio di Square Enix e di Marvel, relativo ad una nuova IP videoludica che avrà per protagonisti niente meno che gli amatissimi Avengers. E certo che ha fatto scalpore. Sì. Dietro ci sono Crystal Dynamics e Eidos Montreal, quelli degli ultimi Tomb Raider. Insomma, è lecito attendersi molto. Su questo progetto ne sapremo di più, probabilmente a E3, ma giusto per restare in tema, il nostro Andrea, guardate cosa ci propone oggi nella sua rubrica dedicata ai collezionisti. Ciao, Game Timers! Ciao Game Timers, oggi vi presento 2 personaggi iconici del mondo Marvel. Sto ovviamente parlando di Capitan America e del suo acerrimo nemico, Red Skull, meglio conosciuto in Italia col nome di Teschio Rosso. Sono 2 statue in scala 1:6, prodotte dalla XM Studios in collaborazione con la HMO per la linea HX Project Avengers Assemble Series. Questa linea è molto particolare in quanto si ispira ai personaggi dal mondo comics, molto fedeli a quanto realizzato dalle mani del suo creatore Jack Kirby per la Marvel Comics nel lontano 1941, anno in cui questi 2 personaggi fanno la loro prima apparizione. Iniziamo subito con la statua di Capitan America, alias Steve Rogers. Aperta la stupenda confezione, vediamo come la statua sia composta da alcuni pezzi, molto semplice da assemblare. Una volta montata, la statua raggiunge una testa di 31 cm. Il materiale utilizzato è un composto molto simile alla porcellana, che offre una brillantezza e colori molto interessanti e che permette la creazione di dettagli incredibili. La posa di Capitan America è molto dinamica, infatti lo vediamo col braccio sinistro teso in avanti e con il destro pronto a lanciare il suo micidiale scudo. La base di diorama dove si incastra la statua è una riproduzione di lastre metalliche, colorate alla perfezione, con ottime sfumature e colorazione di ruggine. La tuta di Capitan America è quella classica, dei fumetti, con i 3 colori della bandiera americana, bianco, rosso e blu. Molto bella la scultura della cintura, come anche la colorazione insieme al pelo. Passiamo ora al principale avversario del Capitan America, il crudele Teschio Rosso, alias Johann Schmidt. Anche in questo caso il materiale utilizzato è un composto di porcellana, realizzato sempre in scala 1:6, alta indicativamente 31 cm. Vediamo il Teschio Rosso rappresentato con la sua divisa nazista, colore verde, e il simbolo dell'Hydra sul braccio sinistro. Molto bella la colorazione degli stivali, color nero lucido, fino ad arrivare ovviamente al Teschio Rosso, scolpito alla perfezione. Le 2 mani impugnano 2 fucili enormi, sempre una posa molto dinamica, che permette di creare una stupenda coppia col suo antagonista. Dietro al lavoro di scultura troviamo Mu Fizal, uno scultore che ho conosciuto personalmente a Singapore, di un talento incredibile, e che collabora anche con gli studios della Ubisoft per la realizzazione dei capolavori che conoscete. La produzione di Capitan America è di soli 500 esemplari al mondo, mentre per Red Skull la produzione scende a 300 pezzi, tutti numerati. Una chicca che purtroppo al momento è ancora in fase di realizzazione è un'app che permette la AR, Augmented Reality, e così dar vita alla statua. A livello di voto mi sbilancio con un 9. A mio parere delle statue realizzate in modo stupendo, che rappresentano l'essenza del personaggio tratto dai fumetti originali, ad un prezzo abbordabile. Infatti il prezzo indicativo di questa linea è tra 219 e 249 euro, acquistabile sul sito europeo dell'XM Studios. Le prossime uscite sono Black Widow ed Hawkeye. Ciao, alla prossima!
sempre molto gustose le novità che ci presenta il nostro Andrea, ma torniamo ai videogiochi per parlare di realtà virtuale, di cui sapete sono un gran sostenitore da sempre, ma ho l'impressione che ultimamente la cerchia di entusiasti si stia allargando. Beh, Resident Evil 7 ha sicuramente dato lo scossone che serviva. Ci voleva una killer app, qualcosa che dimostrasse il vero potenziale della VR in ambito videoludico. Ora si tratta di rendere la tecnologia più accessibile per tutti. E di espandere il parco titoli. E di risolvere il problema della sickness. Beh, i costi dovranno ancora scendere e scenderanno. I visori dovranno diventare più compatti e lo diventeranno. Per la sickness è un po' più complicata. Sì, perché è una reazione fisiologica. Infatti alla fine. L'unica è abituarsi, è un po' alla volta, perché la buona notizia è che all'uso della VR ci si abitua. Sì, ma dicono che masticare radici di ginger aiuti. I tuoi rimedi secondo me non funzionano. No, ma funziona davvero. L'alternativa è giocare a titoli che non richiedano troppi movimenti. E me ne viene in mente uno che è fantastico da giocare in VR, di cui si è parlato troppo poco. È la trasposizione di un gioco da tavolo divertentissimo, ma in VR, credetemi, è ancora più divertente e non c'è neppure il problema della sickness. Il villaggio di Galluston è infestato dai lupi mannari. Si nascondono tra la gente comune, ma di notte agiscono e uccidono. Gli abitanti si riuniscono per portare alla luce i colpevoli. Qualcuno di loro sa e non vuole rivelarlo. Altri fanno di tutto per depistare le indagini. Chi la spunterà? Cittadini o lupi mannari? Lo scoprirete solo giocando a Werewolves Within, videogioco Ubisoft dedicato alla realtà virtuale e trasposizione di un board game di grande successo, One Night Werewolf, in Italia Una Notte da Lupi. Già di per sé divertentissimo, ma che in VR riesce ad essere addirittura migliore. Vi basterà indossare il vostro visore, Oculus Rift, HTC Vive o PlayStation VR per ritrovarvi seduti intorno al fuoco a Galluston. Intorno a voi un gruppo di bizzarri personaggi, le cui fattezze ed espressioni vi strapperanno più di una risata. Ad inizio partita vi verrà assegnato un ruolo e in base a quello voi dovrete agire. Il gioco si basa sull'interpretazione di quel ruolo, quindi dovrete comunicare a voce con gli altri giocatori e convincerli di essere ciò che siete realmente, ad esempio un semplice cittadino, oppure far loro credere di non essere ciò che invece siete, ovvero un lupo. Dovrete essere abili nel mentire e molto molto convincenti, anche perché nel giro di poco tutti sospetteranno di tutti. Come fare per venirne a capo? Alcuni ruoli speciali daranno degli indizi, ad esempio nei panni del santo conoscerete l'identità di tutti i lupi, ma per farlo dovrete guardare verso il basso abbastanza a lungo da recitare la vostra preghiera. Questo potrebbe insospettire gli altri presenti e portarvi a una brutta fine. Ogni partita dura giusto una manciata di minuti, scanditi da una clessidra, durante i quali i vari giocatori si confronteranno in modo concitato per scovare i colpevoli. I lupi chiaramente coalizzati tra loro con l'obiettivo di ingannare i cittadini e far incriminare un innocente. Allo scadere del tempo, ogni giocatore potrà votare chi ritenga essere colpevole e quella persona verrà linciata. È lì che tutti i nodi e le menzogne verranno al pettine e le vere identità svelate. La grafica in stile cartoon, i personaggi caricaturali, ancora più grotteschi nel loro gesticolare ogni qualvolta uno di loro parlerà, tutto contribuisce a rendere questo gioco ancora più assurdo e divertente. Werewolves Within è un gioco esclusivamente multiplayer che richiede una connessione ad internet. Si gioca con un minimo di 5 partecipanti ed un massimo di 8. Durante la partita avrete a disposizione un libro, visibile soltanto a voi, dove potrete passare in rassegna le informazioni acquisite grazie al vostro ruolo, attivare eventuali abilità speciali o rivedere l'elenco dei ruoli in gioco. Nel cercare le partite potrete impostare dei filtri, ad esempio scegliere di giocare solo con altri utenti che parlino italiano. Vi diciamo già purtroppo che non troverete molte persone in questo modo e infatti spesso noi siamo stati costretti a giocare su server americani, cosa che però richiede ovviamente un'ottima padronanza della lingua inglese, sia nella comprensione che nel parlato, cosa che limita il bacino di possibili utilizzatori del gioco. Ed è un peccato perché si tratta di un titolo davvero divertentissimo, tra l'altro proposto a prezzo budget e con cui passerete volentieri intere serate. E man mano che aumenterà la vostra confidenza e esperienza di gioco, vi divertirete sempre di più, insomma, un vero spasso che personalmente ci sentiamo di consigliare a qualsiasi videogiocatore che abbia i requisiti indicati, ossia un visore VR, conoscenza della lingua inglese e tanta, tanta voglia di mettersi in gioco e di divertirsi in compagnia di altre persone, in barba a chi crede che la VR porti solo ad isolarsi.
Ragazzi, consigliatissimo questo Werewolves Within, credetemi, un vero spasso da giocare in VR. Compatibile tra l'altro con tutti i visori. Sì, disponibile per PC e per PlayStation 4. Anche se i server italiani non sono così popolati. Infatti è consigliato che abbia un'ottima padronanza della lingua inglese. Sì, altrimenti diventa difficile trovare una partita. Dal futuro ormai presente del gaming in VR, torniamo indietro di... qualche decennio! Anni 80, direi. 1986 per la precisione. E nel 1986 usciva un videogame iconico che traduceva in pixel un sogno. Una Ferrari Cabrio rossa fiammante, il vento tra i capelli, quando c'erano, e una bionda sul sedile del passeggero. Riassunto in due parole, Outrun. Ce ne parla il Raffo. Oggi vi parlerò di uno di quei giochi che hanno cambiato la mia vita. Se devo andare indietro con la mia schifosa memoria, individuo 3 o 4 giochi al massimo che hanno segnato la mia infanzia e mi hanno portato a vivere in questo mondo. E uno di questi è sicuramente Outrun. Nato nel 1986 dal genio di Yu Suzuki, Outrun è stato ideato per regalare al giocatore un'esperienza itinerante attraverso un mondo fantastico, a bordo di una Ferrari Testarossa e con a fianco una ragazza dai fluenti capelli biondi e accompagnati da 3 brani musicali che hanno segnato un'epoca. Yu Suzuki, per concepire Outrun, venne ispirato da un film, una vecchia commedia chiamata La corsa più pazza d'America, con un cast stellare. Il film mostrava una gara fuori di testa tra le strade americane e poi da lì non ci volle molto a ideare un videogioco che facesse attraversare favolosi paesaggi al giocatore. Outrun è un gioco di corse e siamo d'accordo, ma è anche molto di più. È stato il primo gioco a regalarci delle emozioni alla guida che andassero oltre l'obiettivo di arrivare primi, perché lo scopo era quello di vedere nuove ambientazioni. Era questa la grande emozione in cui venivamo coinvolti, assistere al cambio di scenario una volta arrivati al bivio che ci introduceva a un nuovo mondo, a una nuova sfida sul tempo che ci separava dall'ambientazione successiva. Certo, Outrun era anche ostico, il tempo a disposizione era poco e non era concesso più di un grande errore. Uscire di strada comportava perdere di fatto la partita e conoscere il tracciato alla perfezione era indispensabile. Con l'aggiunta che i percorsi disponibili erano molteplici e ovviamente con difficoltà crescente. Era inoltre possibile decidere quale livello di difficoltà affrontare. Gli scenari a destra erano più semplici e via via sempre più difficili man mano che si decideva di prendere i percorsi verso sinistra. A intensificare l'esperienza c'erano anche i cabinati, che potevano riprodurre la vettura e che fornivano maggiore realismo, o quelli classici da giocatore in piedi, comunque dotati di force feedback al volante e 2 marce. Trovare la velocità giusta per inserire la marcia superiore era importantissimo, questo per non perdere velocità e tempo. Insomma, tutto era ideato per compiere un viaggio favoloso e coinvolgente. Di Outrun vennero fatte numerose conversioni, molte delle quali poco riuscite e altre riuscite un po' meglio, e numerosi seguiti. L'originale però, con la sua bellissima Ferrari Testarossa Cabrio e il cavallino sul retro che cambiava direzione in base alla posizione dell'auto, resta il simbolo indelebile di un'epoca d'oro, di un periodo nel quale in sala giochi si poteva emozionarsi e sognare luoghi fantastici. I bei tempi di Outrun, che spettacolo, il cabinato. Quando ancora si frequentavano le sale giochi. Quando ancora esistevano le sale giochi. Forse frequentarle è il problema. Beh, ma ormai i giochi ce li abbiamo in salotto. Ma la socialità online è tutta un'altra cosa, anche solo rispetto ai LAN party. Sì, ma almeno non c'è più l'omino che ti chiede la 200 lire. O che ti chiede di fargli fare una vita. E che muore dopo un secondo. Esatto, e ricordi del tempo che fu. Torniamo al presente, si è parlato di socialità online per comunicare con i propri amici durante le sfide online, ma anche per immergersi a fondo nei propri videogame preferiti o nelle esperienze in VR più spaventose. Esatto, l'elemento essenziale è un buon paio di cuffie e queste, per chi gioca su PC, sono davvero il top. Vediamo. Che vi troviate a combattere tra le trincee di Battlefield 1 o ad esplorare i sotterranei della casa di Resident Evil 7, riuscire ad avvertire distintamente i passi della minaccia che incombe su di voi è fondamentale per la vostra sopravvivenza, ma anche per rendere l'esperienza di gioco realmente immersiva. Non tutti possono contare su impianti surround da salotto e in qualche caso, pur possedendoli, si è comunque limitati. Il troppo rumore non è compatibile con l'orario, le esigenze degli altri familiari o la pazienza dei vicini. Ecco allora che un bel paio di cuffie gaming risolve tutti i problemi e fa la differenza. Chiaramente dovranno essere cuffie surround, come queste Asus ROG Centurion a 7.1 canali.
le prime ad integrare ben 10 magneti al neodimio dedicati, 5 ciascun padiglione. I driver frontali su woofer sono da 40 mm, quelli centrali da 30 mm, mentre i driver laterali e posteriori sono da 20 mm. Ciascuno di questi è posizionato accuratamente per riprodurre con precisione e chiarezza ogni rumore, dai colpi di pistola ai passi dei soldati o degli zombie fino al rombo del motore di un'auto da corsa. E per godere a pieno e in totale fedeltà anche contenuti con audio stereo a 5.1 canali, vengono disattivati all'occorrenza i canali laterali e posteriori, così da attenersi sempre alle specifiche di ascolto ottimali. Tutto questo grazie al cuore pulsante del sistema ROG Centurion, ossia l'audio station USB, alimentata tramite due porte USB e potenziata da un amplificatore professionale Hi-Fi ESS Saber, il top per quanto riguarda l'audio surround in cuffia. Audio Station è una periferica audio completa, plug and play, che sostituisce la scheda integrata sulla motherboard per offrire caratteristiche tecniche ben più avanzate e da tenere sempre a portata di mano. Il selettore frontale permette di scegliere singolarmente ogni canale audio, oppure il microfono o l'illuminazione dei padiglioni, mentre la manopola superiore regola l'intensità del volume di ciascun canale, permette di selezionare tra luce statica o pulsante e mette a disposizione 4 profili audio equalizzati per diverse tipologie di gioco, FPS, racing, azione o RPG. Sempre sulla parte superiore di Audio Station troviamo il microfono secondario incorporato, che si occupa esclusivamente della cancellazione attiva del rumore, arrivando ad eliminare fino al 90% dei suoni ambientali, come i rumori prodotti da una tastiera meccanica. In questo modo l'audio catturato dal microfono digitale unidirezionale è privo di disturbi e, grazie a un algoritmo di elaborazione del suono ottimizzato, fornisce un livello di qualità della voce che i microfoni analogici tradizionali non possono raggiungere. Inoltre, il design flessibile del microfono consente di ottenere sempre l'orientamento perfetto e anche di essere piegato all'indietro per facilitarne il trasporto. Non solo qualità e praticità, ma anche comfort. Nella confezione di ROG Centurion sono presenti due set di cuscinetti auricolari intercambiabili, uno in tessuto memory foam e l'altro in pelle, così da adattarsi ad ogni tipo di giocatore, mentre l'archetto superiore flessibile è stato studiato per non pesare troppo sulle orecchie e sulla testa, l'ideale per le lunghe maratone di gioco. Nella confezione è presente anche un cavo adattatore per collegare Audio Station a un tradizionale impianto surround 7.1, oltre ad un comodo stand ROG per riporre ed esporre le cuffie quando non vengono utilizzate. E con il software Sonic Studio di Asus è possibile intervenire sul profilo d'ascolto, utilizzando i preset predefiniti o ritoccando manualmente i parametri, oppure attivare Sonic Radar Pro, che visualizza a schermo un radar con indicazioni sulla provenienza dei suoni all'interno del gioco. Asus ROG Centurion sono l'arma definitiva per affrontare ogni campo di battaglia. Abbiamo aperto questa puntata su un titolo Ubisoft e ora, per par condicio, la chiudiamo sempre su un titolo Ubisoft. È una par condicio un po' giusto. Particolare. No? Del resto, le cose più interessanti di prossima uscita arrivano da Ubi. Per cui cambiamo genere e parliamo in questo caso di una serie storica. Che però a questo giro si allontana parecchio dai canoni classici della serie. I fan storici potrebbero storcere un po' il naso. Uno shooter tattico con protagonisti dei fantasmi, ma con un approccio open world. Avete già capito di che cosa si tratta. Ghost Recon Wildlands. La saga di Ghost Recon si è evoluta così tante volte nel corso degli anni che è ormai difficile trovargli un unico elemento distintivo. Wildlands, sotto questo aspetto, non fa differenza. Parliamo di una trasformazione che l'ha reso ora un prodotto adatto a tutti i palati. C'è azione, c'è esplorazione, ci sono oggetti e abilità da migliorare e soprattutto c'è un senso di appartenenza al gruppo forte e coeso. Questo episodio, come prima e più di prima, premia i team più affiatati e regala missioni progettate appositamente per i gruppi più numerosi, mai come in questo caso chi non gioca in compagnia o è un ladro o è una spia. Del cartello, magari. È ormai indubbio come, a parte rare eccezioni, l'intenzione della casa francese sia quello di riunire ogni serie sotto un'unica grande idea. Chi aveva definito Wildlands come un The Division nella foresta, in realtà non c'era andato poi così lontano. Il nostro obiettivo è quello di infiltrarci nella provincia boliviana, allearci con i ribelli locali e far cadere il cartello dei Santa Blanca con ogni metodo possibile. La mappa di gioco offerta da questa versione di prova è davvero sconfinata, nonostante sia solo un piccolo frammento di quella definitiva. Parliamo di chilometri e chilometri di terre sconfinate, intervallate da piccoli insediamenti civili e magazzini ormai trasformati in basi operative dei narcotrafficanti.
La struttura delle missioni premia la fantasia e risulta apertissima a qualsiasi tipo di lettura e giocatore, da colui che preferisce appostarsi dalla lunga distanza a chi si fa strada tra i nemici coltello tra i denti, da chi salta in strada con le armi spianate a chi preferisce organizzare l'attacco con precisione millimetrica. A tal proposito, torneranno utilissimi binocoli e droni per mostrare a schermo posizione e dati delle varie milizie, così da poterne tener traccia in qualunque momento. Inutile dirlo, il gioco dà il meglio di sé in compagnia di amici in carne e ossa. Il drop-in, drop-out, tra l'altro, funziona alla grande, permettendo a chiunque di unirsi a partite randomiche senza la costrizione di doverne far parte fin dal principio. Le attività con le quali tenersi impegnati sono molteplici, dalla semplice liberazione di avamposti vari al salvataggio di ostaggi, dall'esplorazione di specifiche aree per sbloccare nuovi pezzi d'armamentario al recupero di materiali utili alla causa. La densità dei punti di interesse, in questo senso, è piuttosto soddisfacente e raramente capiterà di percorrere chilometri e chilometri di strada senza incappare in qualche questione secondaria sul cammino. Fantasia e personalizzazione sono le due principali parole chiave, anche grazie a una meccanica di potenziamento dell'equipaggiamento che non ha nulla da invidiare a quella di un vero gioco di ruolo e a un editor del personaggio vasto al punto giusto. Difficile che da Ghost Recon Wildlands esca fuori un capolavoro, ma un nuovo punto di riferimento per il genere sì. L'infrastruttura online sembra funzionare alla grande, così come anche il gameplay, pur risultando non molto originale e non sempre variegato. Le possibilità tattiche sono però praticamente infinite e in caso di ulteriore perfezionamento della linea di difficoltà, a occhio troppo bassa e di un'intelligenza artificiale nemica fin troppo basica, potremmo ritrovarci tra le mani una vera e propria perla. Marzo, quindi, la data di uscita di Ghost Recon Wildlands. Anche qui direi manca poco. E su questo 1-2 di Ubisoft si chiude pure la nostra puntata, ma vi ricordo di seguirci dappertutto. Su Facebook, ovviamente, ricordate di selezionare Mi piace impostando l'opzione nella sezione Notizie Mostra per primi. E attivate le notifiche scegliendo Notifiche sì per essere avvisati quando andiamo in diretta su Facebook. E non dimenticate Twitter, seguite il nostro canale ufficiale @videogiochi. E per finire seguiteci anche su Instagram e iscrivetevi a tutte le nostre community su PSN, Steam e Xbox Live. Cercate Game Timers, solo così sarà sempre tempo di videogiochi. Appuntamento a settimana prossima con una nuova puntata, l'ultima di questa serie, poi si volterà pagina. Vi aspettiamo!